rientra in un percorso che stiamo svolgendo tra le province di Brindisi e di Lecce. È un percorso che noi abbiamo intitolato Strade Volontarie, e in particolare sta anche approfondendo nelle varie tappe l'agenda 2030. E quest'oggi a Mesagne il Centro Servizi al Volontariato, Volontariato nel Salento, ha il piacere di riflettere con voi su un argomento veramente importante: il valore dell'acqua, la dimensione educativa, le scelte politiche, la missione del volontariato. Abbiamo invitato delle persone veramente importanti per il ruolo che svolgono, ma anche per, non solo per la loro competenza, ma anche per la loro umanità. Avrò piacere poi di presentarvele, e intanto voglio ringraziare voi per l'attenzione, per la partecipazione. Sappiamo che dopo l'emergenza Covid anche le associazioni hanno delle difficoltà, per esempio, a partecipare, no? Gli incontri sono sempre meno partecipati, si ha ancora un certo timore, no? A partecipare, però ci auguriamo che veramente si possa concludere questa triste pagina dell'umanità che ha rappresentato appunto dall'emergenza Covid. Ecco, prima di dare la parola per un saluto ad Antonio Calabrese, il presidente del consorzio ATS di Mesagne, quindi l'ambito territoriale sociale, con il quale c'è veramente una bella collaborazione da un po' di tempo, ci tengo anche a dirvi che ricordare in questo momento che insomma 2 ottobre, ieri, si è aperto ufficialmente il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. Quindi il mondo del volontariato è particolarmente attento a questo argomento, un mese particolare che sia anche segno, che sia promozione della cultura della prevenzione, cultura della salute. Quindi questo nostro incontro, quindi possiamo veramente dire che sarà anche un dono per coloro che lo ascolteranno, perché stiamo registrando questo incontro, e quindi presto sarà facilmente può essere seguito attraverso i social, attraverso internet, tutti i mezzi della comunicazione sociale, che in questo periodo insomma ci sono stati veramente di grande aiuto. E allora un ringraziamento al sindaco che ci ospita, l'onorevole Antonio Mattarelli. Vorrei dire veramente grazie per l'accoglienza, grazie per l'ospitalità. D'altronde Mesagne sta diventando sempre di più la città che accoglie, la città che ospita, un riferimento per molte altre cittadine. Veramente state vivendo un periodo d'oro, io credo sia anche un risultato che è stato conseguito grazie alla comunità di Mesagne, grazie alla guida politica, grazie alle associazioni, grazie alle scuole. Insomma, Mesagne veramente sta vivendo un periodo d'oro. Noi facciamo veramente tanti auguri e siamo lieti appunto di essere qui a Mesagne, nella città di Mesagne. E poi ho il piacere di presentarvi la dottoressa Francesca Portincasa, che è coordinatrice industriale e direttore reti e impianti di Acquedotto Pugliese, il professore Fabio Codice, rettore dell'Università del Salento. Poi vi dirò qualcosa prima di passare loro la parola. E infine, ma veramente in ultimo, perché è una persona antipaticissima, è Driss Sacone, che è il presidente della comunità africana in provincia di Brindisi. Driss ci parlerà di un progetto che sta svolgendo con impegno, con responsabilità, e anche coinvolgendo associazioni, persone, comunità.